Io le ho viste tre volte, questa sera qui al McBrien's a Torino il 24 aprile 2012 e altre due volte. Ecco, il fatto è che se c'è chi pensa che il burlesque sia una moda che ormai ha rotto le scatole, o sia un sottoprodotto, una roba da telespazzatura, o addirittura un passatempo per casalinghe annoiate, ecco, secondo me chi pensa questo non ha mai visto Cherry e Carmilla, queste due ragazze che sanno fare del burlesque veramente un'arte, e un'arte nobile, direi, uno spettacolo vero. D'altronde, non a caso, entrambe sono attrici brave anche in altri campi, una studia recitazione e musica, e l'altra ha già avuto parti importanti in numerosi spettacoli del genere che chiamano impegnato, spettacoli contro la mafia, spettacoli classici, il teatro classico di prosa, ed è anche presidentessa di una importante associazione teatrale di Torino. Sono quindi due attrici vere, due attrici in gamba che sanno fare un po' di tutto, molto versatili, e che hanno scelto di fare anche il burlesque in un modo che veramente trasforma questa cosa in un'arte. Vederle è una gioia per gli occhi, per le orecchie e per tutti i sensi. È un momento di emozione intensa, di emozione leggera, perché lo spettacolo è giustamente leggero ma intensa. Io sono stato veramente felice di scoprirle, di vederle le tre volte che l'ho visto, e penso che andrò a vederle ancora. È uno spettacolo emozionante, piacevole, gradevole, ed è bello che venga fatto così, con semplicità, con modestia anche, direi, e con bravura. Uno spettacolo che io inserirei tranquillamente fra le cose importanti del teatro che vengono fatte oggi, anche se spesso la sede non è un teatro, è un locale, ma ci sono state varie sedi. Io lo considero uno spettacolo di danza, di teatro, tra i migliori, nell'ambito ovviamente leggero, che si possano vedere oggi. Uno spettacolo emozionante, uno spettacolo intenso è la parola giusta, con due protagoniste veramente molto molto brave. Io mi sentirei veramente, andate a cercarle su internet, vedete dove si esibiscono, e vi accorgerete che vale veramente la pena di andare a cercarle, di andare a vederle.